molto breve, non veramente molto. Innanzitutto grazie di questo invito e grazie anche dell'invito. Grazie anche dell'invito a partecipare con un mio contributo appunto a questa rivista, grazie a tutti voi. E niente, io vengo dalla realtà di Sant'Arcangelo in Romagna, che è una realtà storicamente insomma favorevole al manifestarsi di un modo di pensare, di parlare, di creare in dialetto che ha avuto degli altissimi esponenti. Tanto che l'esito del loro lavoro sulla lingua spesso è veramente uscito dal mezzo espressivo per restituirci un sentire comune, come ha ben detto il poeta Nino Pedretti in questa poesia che ora vi leggerò dal titolo Parole. E gli echi di una sua poesia li ho risentiti prima nei versi di Rintocchini. Parole, a vaghe scarabucciando, provente slavosa, parole veci contenti, cangeva aldoni te da gocce, cannepassi pianino sopra la pella, e al mafiuroi te sangue sopra i cavelli, parole che gli durmoi paran sopra la sembra, e adesso a tir fura me fughe. Dei paesi. Questa poesia che adesso vi traduco naturalmente è tratta dal libro Te fughe dei miei paesi di Nino Pedretti. Parole. Vado scarabocchiando, tentando con la voce, parole vecchie di un tempo che le donne dicevano abbucchiando, e che sono passate piano sotto alla pelle, sotto i capelli, nel sangue, hanno fatto il fiore. Parole che per anni hanno dormito sotto la cenere ed ora ho dimostrato al fuoco del mio paese. Adesso per concludere, sempre su quest'onda del perché il dialetto, in qualche modo vorrei dirvi, spero di non ripropinarvi, alcuni versi che ho scritto io molti anni fa e che comunque sono rimasti come una specie di carta d'identità. Il titolo è Ischeos Plasenta. Dal volti a metto alla finestra e a stai da scintori Ischeos Plasenta. Da spesso gli è accestrac che la sputrebbe sparaviena fa doega da voi la bocca. Ma se la scorre in dialetto, allora, ischeus, gli arciata di d'ora, è anche al patachedi, e un ben voglia da me a cioppa, a doi la mia. I discorsi della gente. A volte mi metto alla finestra e sto ad ascoltare i discorsi della gente. Spesso sono così stanchi che si potrebbe risparmiare la fatica di aprire la bocca. Ma se parla in dialetto, allora i discorsi riprendono vigore, anche le sciocchezze, e mi viene voglia di scendere in strada a dire la mia. Grazie.